Carissimi, in tutti voi, confratelli vescovi, presbiteri, diaconi, candidati agli ordini sacri, seminaristi, persone consacrate, fedeli laici, famiglie cristiane, in tutti voi riuniti numerosi in Duomo, contemplo l'intera Chiesa ambrosiana, Chiesa che oggi venera con singolare pietà la Beata Vergine Maria nel mistero della sua nascita e che sotto il suo sguardo materno inizia il cammino pastorale di questo nuovo anno. Davanti a noi sta la terza tappa del percorso triennale sulla famiglia, quale luogo vivo dell'amore di Dio in mezzo a noi. È la tappa della famiglia chiamata a divenire anima del mondo. A Maria ci rivolgiamo perché il suo esempio di donna, di sposa e di madre e ancora più l'energia spirituale che scaturisce dal suo cuore ricolmo di grazia siano per tutte le famiglie e le comunità cristiane fonte di aiuto e di sostegno, di stimolo, di slancio, di consolazione e di gioia nel loro cammino pastorale. Sia la Madonna ad ispirare il nostro sguardo e a rinnovare il nostro stile di vita, perché le famiglie siano veramente anima del mondo. Vogliamo dunque guardare alle famiglie con gli occhi di Maria. E vogliamo che la vita delle famiglie e delle comunità cristiane, ispirandosi a Maria, la Vergine dell'Ascolto, conosca la beatitudine evangelica di coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Come quello di Maria, il nostro sguardo sulle famiglie deve essere uno sguardo di fede, uno sguardo religioso e perciò stesso fiducioso e gioioso. In ogni famiglia, sì, in ogni famiglia stanno Dio e il suo amore, sono presenti la sua grazia e la sua forza. Lui, infatti, ha creato con sapienza e bontà la famiglia e l'ha voluta come segno e presenza del suo amore. Il disegno di salvezza universale, Dio lo rivela e lo compie passando attraverso la realtà concreta della famiglia. La festa che oggi celebriamo della Natività di Maria ne è una testimonianza splendida. E ancora più splendida è quella della nascita del Salvatore, il Figlio Eterno di Dio che entra uomo nella nostra storia attraverso il cuore e il grembo di una donna, della Vergine di Nazareth. È questo un aspetto di singolare importanza, davvero decisivo per tutte le famiglie. Sono chiamate ad assolvere la loro missione di amore e di vita, una missione spesso impegnativa, faticosa, pesante, messa a dura prova da tante difficoltà. Come non scoraggiarsi? O addirittura, come non disperare in certe situazioni? Ma noi non siamo mai soli, non siamo mai abbandonati a noi stessi. Dalla nostra parte, specie nei momenti che possono sembrare insopportabili, sta Dio, sta il suo amore, sta la sua grazia. La missione nasce sempre da una vocazione, da una chiamata. È Dio che chiama, è Dio che accompagna. Questa è la sfida, meglio, questo è il dono della fede, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Carissime famiglie, come Maria ha sempre sentito nella sua vita la presenza dolce e forte di Dio, così anche voi non dimenticate mai il vino sovrabbondante dell'amore del Signore che vi è donato come agli sposi di Cana. E in questo ritrovate fiducia, serenità, sicurezza, coraggio, gioia per poter assolvere alla missione ricevuta.
vorrei rivolgere a ogni famiglia in un modo nuovo e particolare le parole dell'Apostolo Paolo al discepolo e vescovo Timoteo. Famiglia, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Come quello di Maria, il nostro sguardo sulla famiglia è fortemente realistico. Non nega le fatiche, le ingiustizie, le prove e i drammi della vita, ma non perde mai la speranza. Sa attendere nella certezza il futuro di Dio. Quanta attesa di giustizia nuova e di nuova storia nelle parole del Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Anche noi oggi ci troviamo di fronte a troppi nuclei familiari appesantiti e provati dalle condizioni lavorative, dalla carente disponibilità di abitazioni a condizioni accessibili per le famiglie povere, dalla continua maggiorazione dei prezzi dei beni di consumo primari, dall'aumento di famiglie al di sotto della soglia della povertà. Se è sincero, questo sguardo realistico sfocia in un vigoroso appello ad assumersi tutti e ciascuno le proprie responsabilità storiche a favore delle famiglie e delle loro condizioni. Certo, ci sono le responsabilità ineludibili delle istituzioni sociali, economiche, amministrative, politiche, ma anche le nostre famiglie e le nostre comunità cristiane devono sentirsi chiamati in causa e in prima fila. Tutti possiamo fare di più, tutti dobbiamo fare di più. E ancora, come gli occhi di Maria, così anche i nostri occhi devono avere per la famiglia uno sguardo educativo. Sì, uno sguardo segnato da tanta preoccupazione, ma soprattutto pieno di amore e di coraggio. Perché di tutte le emergenze in atto circa la famiglia, la più urgente e rilevante, quella che esige attenzione prioritaria, oggi è senza dubbio quella educativa. Diversi e sempre più precoci atteggiamenti di adolescenti e di giovani, come la violenza, il disattamento, il rifugio nella droga, la ricerca di una sessualità sganciata dall'amore e da una vera capacità di relazione, sono innegabili sintomi di un serio deficit educativo. Diffuso e sottile pure il rischio di costruire personalità che vivono isolate rispetto agli altri, al mondo, alla storia, quasi la società fosse soltanto una realtà loro esteriore, qualche cosa di opzionale, non qualche cosa di costitutivo per loro stessi e per tutti. Ora, la famiglia è per vocazione una comunità educante, anzi è la prima delle realtà che educano. E una famiglia cristiana non può se non dedicarsi anzitutto alla educazione della fede, come principio e forza di una vita che discerne il vero e sceglie il bene nella luce e nella grazia del Vangelo di Gesù. Sempre, ma oggi in particolare, il compito educativo non può essere lasciato alle sole famiglie. È sempre più necessaria una rinnovata alleanza educativa tra famiglia, comunità parrocchiale, mondo della scuola, territorio. Educare è opera comune, richiede impegno di tutti, sinergia di forze, consenso di intenti programmatici, convergenza di valori, di tutti quei valori che sono alla base dello sviluppo personale e della convivenza sociale. Soprattutto lo sguardo educativo sa giungere al cuore dell'educazione della persona. E questo sta nell'accompagnare ogni persona
nel discernimento e nella scelta, a interpretare e a vivere la propria esistenza come vocazione e missione. Sì, veramente la vita è bella, perché uno ci chiama ed è seria, perché uno ci manda, investe su noi tutta la sua fiducia e le sue attese, coinvolge la nostra personale responsabilità nel costruire la storia. Lo renda continuo, penetrante, fiducioso, questo sguardo educativo sulla famiglia, Maria Santissima. La contempliamo nel compimento della sua mirabile opera di educatrice nella casa di Nazareth durante gli anni della vita nascosta di Gesù. La vediamo colma di gioia nel guardare giorno dopo giorno il volto e il cuore di Gesù che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Che possa essere così per tutti i genitori, i nonni, gli insegnanti, gli educatori, gli animatori, gli operatori pastorali. C'è un altro sguardo che vogliamo imparare da Maria sulla famiglia, lo sguardo di venerazione per la vita. Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. Questa esclamazione del Salmo che oggi rivolgiamo a Maria ci fa attenti sì alle sorgenti, ma insieme alla vita che ne scaturisce. In questo senso, quanto sinora siamo venuti dicendo sta sul presupposto che la vita come tale, dal suo primo sbocciare al suo naturale tramonto e in tutti i suoi aspetti e condizioni, costituisce la vita il primo dono che Dio Creatore Padre ci offre. Il bene fondale di tutti gli altri beni che ne derivano e che è affidato alla responsabilità di ogni persona, una ricchezza unica e insostituibile per tutta la società, nel presente e nel futuro. Per questo il percorso pastorale prende in ampia considerazione la tutela e la promozione della vita e della salute come ambito di straordinaria rilevanza per la missione della famiglia come anima del mondo. Ad interpellarci e ad esigere da noi una particolare cura sono soprattutto le situazioni di fragilità di cui è segnata la vita. Pensiamo al bambino, all'anziano, all'ammalato, a chi è diversamente abile, a chi necessita costantemente della presenza e dell'assistenza degli altri. Oh, quante situazioni di questo genere incontriamo ogni giorno e dappertutto. Ora la famiglia è il luogo primo del servizio e della cura della vita e della salute. E per questa sua missione la famiglia deve essere assolutamente riconosciuta, anzi apprezzata e ringraziata, non invece dimenticata, di più non penalizzata dalla società. Urge una vera e propria conversione culturale, prima ancora che operativa, della società d'oggi. Questa è chiamata a considerare la vita e la salute non come beni privati e di semplice utilità, ma come valori sociali di pubblica necessità per tutti. In questo ambito tante famiglie, che già sono più che generose da parte loro, chiedono solo di essere aiutate in modo concreto. E il primo aiuto non deve forse venire dalla solidarietà delle nostre comunità cristiane? Da Maria siamo chiamati non solo a guardare con i suoi occhi le famiglie e le comunità cristiane, ma anche a vivere nel concreto dei nostri gesti quotidiani l'ascolto della parola di Dio. In ogni pagina di Vangelo Maria ci si presenta come la Vergine dell'ascolto. Per questo è proclamata beata da Elisabetta. E beata colei
che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ora, una linea costante del percorso pastorale, anzi la sorgente, l'anima, il clima, la forza dell'intera vita cristiana come tale, è indubbiamente l'ascolto della parola di Dio. In questo senso, più volte in questo triennio, ho invitato le famiglie ad ascoltare il Vangelo vivente e personale che è Cristo Gesù. Solo così il vissuto quotidiano delle famiglie può configurarsi come un piccolo Vangelo, una buona notizia per i membri della casa e per gli altri. Ed è precisamente quanto avviene allorquando le relazioni in famiglia e fuori sono vissute secondo la misura del cuore di Cristo, coltivando con umiltà, semplicità e generosità l'accoglienza, l'ascolto, la condivisione. Da ascoltare dunque, prima e più che ogni altra parola umana, è la parola di Dio. Ora, l'anno pastorale che ci sta davanti ci si presenta come particolarmente provvidenziale, una vera grazia per vivere più intensamente l'ascolto della parola. Sto pensando alla 4 giorni catechisti sul tema Spiego loro le scritture. Sto pensando ai numerosi gruppi di ascolto attivi in tante famiglie e ancora alla pratica personale e comunitaria della lezione divina. E per la Chiesa Universale all'imminente Sinodo dei Vescovi e all'anno paolino. Ma la nostra Chiesa Ambrosiana ha un'occasione grande e unica per l'ascolto della parola. È l'entrata in vigore, a partire dalla prima domenica di Avvento, del nuovo lezionario liturgico. È un appello davvero straordinario che la nostra Chiesa ci rivolge per vivere l'ascolto della parola del Signore. Siamo di fronte, carissimi, al compimento di un progetto legato a un percorso profondamente ecclesiale, che ha preso avvio in uno dei momenti di più alto confronto e di più ampia condivisione che la Chiesa Ambrosiana ha vissuto negli ultimi decenni, quello del Sinodo Diocesano 47esimo del 1995. E che oggi costituisce un fatto di singolarissima importanza. Infatti, nella volontà dell'Arcivescovo di Milano e Caporito di mettere in vigore il nuovo lezionario ambrosiano, si realizza quanto deliberato in modo collegiale dall'intera Chiesa milanese. Il nuovo lezionario rappresenta per le nostre comunità lo strumento privilegiato e il mezzo ordinario dell'incontro con le ricchezze della Sacra Scrittura, cioè di Cristo stesso, il Verbo del Padre. Certo, sono numerosi e diversi i modi con cui i fedeli si possono accostare alle Sacre Scritture, ma non possiamo negare che la proclamazione della parola di Dio nella liturgia della Messa, proprio perché coinvolge la Chiesa stessa nei segni efficaci della salvezza e sacramenti, si qualifica come culmen et fons, come il vertice verso cui tende ogni altro incontro personale ed ecclesiale con la parola divina, e come la sorgente da cui proviene tutto l'amore della Chiesa per le Divine Scritture. Per questo chiedo che tutti i pastori d'anime e gli stessi fedeli sappiano spendere tempo ed energie per entrare appieno nella proposta del nuovo lezionario ambrosiano. Non è in gioco una semplice sostituzione di brani biblici, ma un diverso modo di accostare le ricchezze della Sacra Scrittura, ossia guidati in modo sapiente da una tradizione come quella ambrosiana, le cui radici profonde attingono al patrimonio della Chiesa indivisa del primo millennio e alla sensibilità teologica, liturgica, spirituale veicolata dagli scritti
del suo grande vescovo e patrono Sant'Ambrogio, radici per la verità che qui sono costantemente coniugate con le rinnovate esigenze liturgiche e pastorali oggi delle nostre comunità. Ci doni il Signore che il nuovo lezionario risulti per tutti di grande aiuto per rilanciare in modo convinto e forte la vita liturgica delle nostre comunità, in particolare là dove è subentrata forse una certa stanchezza o dove le azioni liturgiche hanno forse perso agli occhi di molti la loro importanza e il loro fascino, trasformandosi a volte in gesti, Dio non voglia, senza anima e senza vita, sia a causa di una ripetitività senza luce, sia in ragione di una creatività senza criterio. Siamo di fronte a un'occasione irripetibile per ripensare la vita liturgica come cuore vivo dell'azione pastorale ordinaria, destinata a far sì che tutta la vita sia illuminata dalla fede e arricchita dalla carità. Ma c'è ancora un altro aspetto dell'ascolto della parola di Dio che vogliamo sottolineare, sempre ispirandoci all'esempio di Maria, la Vergine dell'ascolto. Di lei scrive l'Evangelista: sua madre, la madre di Gesù, serbava tutte queste cose nel suo cuore. E queste cose, oggetto dell'attenzione vigile e della meditazione prolungata di Maria, sono i fatti, gli avvenimenti, le vicende della vita. In particolare ciò che era accaduto a Gerusalemme con la perdita di Gesù dodicenne e con le sue parole non comprese. È certo l'ascolto della parola di Dio, ma di una parola che si fa udire dai fatti e nei fatti. È la parola del vissuto quotidiano. Anche di questo tipo di ascolto ha bisogno grande la Chiesa, per conoscere ciò che Dio oggi le rivela e le propone. Sì, per conoscere, ma ultimamente per dare risposta al Signore, per obbedire alla Sua volontà con le scelte e le azioni della vita. È il discernimento dei segni dei tempi. Si tratta di un ascolto comunitario che deve vedere protagonista tutta la comunità cristiana nelle sue diverse articolazioni, dai preti ai laici, dalle famiglie alle comunità. Si tratta inoltre di un ascolto storico, destinato a leggere i problemi e gli appelli che provengono dalla realtà storica nel suo snodarsi di passato, presente e futuro. Un ascolto questo che impegna a custodire l'eredità del passato e coinvolge nelle novità del presente in modo responsabile, con uno sguardo sereno e coraggioso verso il domani. In una mia recente lettera ai giovani preti ho scritto: sogno una Chiesa che ascolta di più. Sì, che ascolta se stessa, le sue fatiche, le sue speranze, i suoi limiti e i prodigi di grazia che in lei il Signore instancabilmente compie. Una Chiesa però non ripiegata e chiusa in se stessa, ma sempre con gli occhi e il cuore fissi su Gesù Cristo, sul suo Vangelo, sul disegno dell'amore paterno di Dio sul mondo, sul dono dello Spirito Santo che crea e rinnova la faccia della terra. Sì, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ed è un ascolto necessario da parte delle nostre comunità per poter vivere una pastorale d'insieme e missionaria, per crescere in un'autentica comunione, collaborazione e corresponsabilità. Tutti dobbiamo imparare a diventare sempre più capaci di interrogazione reciproca, di ascolto vicendevole e di risposta la più possibile condivisa circa il cammino pastorale delle nostre comunità. Questo ascolto dovrebbe essere esemplare da parte dei preti,
che con il Vescovo formano lo stesso unico presbiterio. Qui l'ascolto reciproco non è solo funzionario ad un'organizzazione buona ed efficiente, è costitutivo rispetto allo stesso ministero sacerdotale. Occorre allora verificare la qualità, sì, la qualità di tale ascolto. Da un lato, riconoscendo umilmente le fatiche che possono provenire dalla complessità strutturale della nostra diocesi, dalla molteplicità dell'azione pastorale, dalle iniziative di rinnovamento in atto, dai campi di destinazione ministeriale che stanno interessando oggi in modo più consistente il presbiterio, e dall'altro lato impegnandoci a vivere e a rigenerare continuamente la capacità di incontro e di dialogo per costruire una misura alta della qualità della relazione dentro il presbiterio. In tal senso, anche a partire da suggerimenti e proposte dei più diretti collaboratori, ho deciso di indire per questo anno pastorale un'assemblea sinodale del clero che si rivolge a tutti i sacerdoti con l'invito a interrogarsi, riflettere, confrontarsi, discutere sulle sfide pastorali della nostra Chiesa in cammino verso il suo domani, sfide che possono compendiarsi nell'interrogativo: come Chiesa ambrosiana, quale patrimonio di fede e di carità possiamo e dobbiamo offrire alle future generazioni? Auspico che questa assemblea sinodale, che verrà adeguatamente presentata ed elaborata dagli stessi presbiteri, possa essere inizio esempio di quello stile di ascolto comunitario storico che sempre più deve caratterizzare le nostre comunità e l'intera Chiesa diocesana, così come auspico che da essa possa derivare un rinnovato slancio missionario e una più decisa essenzializzazione della nostra azione pastorale. Concludo ricordando, carissimi, come questa celebrazione vede come suo momento di grande importanza il rito di ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato. Carissimi candidati, vi salutiamo con affetto e con gioia. Ci uniamo a ciascuno di voi nel rendere grazie a Dio per il dono della vocazione agli ordini sacri. Ringraziamo anche voi per il sì detto con libertà e generosità al Signore. Un sì che ci auguriamo possa essere di esempio e di fascino per tanti altri giovani e adulti. La nostra preghiera accompagni il vostro cammino di discernimento e di preparazione. Possiate essere davvero fonte di giovinezza e di santità per il nostro presbiterio e per la nostra Chiesa, sotto lo sguardo e con la grazia di Maria.